Nella mattinata di oggi, su delega della Procura della Repubblica di Nocera Interiore, diretta dal procuratore capo Antonio Centore, militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di applicazione di sequestro preventivo di beni per oltre 10 milioni di euro a carico degli amministratori di fatto e di diritto e dei membri del collegio sindacale di una società di Nocera Superiore, dichiarata fallita nel 2016, operante nel settore della commercializzazione dei prodotti petroliferi. I fatti per i quali si procede vedono coinvolti sette persone fisiche indagate a vario titolo per bancarotta fraudolenta e reati tributari, sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, omesso versamento dell'IVA ed emissione ed utilizzo di fatture false. Le indagini delegate al Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Salerno e coordinate dai sostituti procuratori della Repubblica, dottor Davide Palmieri e dottor Angelo Rubano, traggono origine proprio dalla procedura fallimentare della società e sono state indirizzate a far luce sulle cause che avevano determinato l'erosione del patrimonio societario. In questa prospettiva sono stati accertati a carico degli amministratori della società fallita, i quali agivano in concorso con gli organi di controllo, diverse condotte distrattive negli anni dal 2011 al 2015, tra le quali la rilevazione in contabilità di costi inesistenti, di debiti tributari notevolmente inferiori a quelli effettivi, il versamento di caparre confirmatorie spropositate per euro 600.000, oltre la metà del prezzo convenuto, per l'acquisto di terreni poi non concretizzatisi, determinando il conseguente depauperamento del patrimonio netto per un importo superiore a 12,5 milioni di euro, oltre che un'esposizione in bilancio di dati contabili non corrispondenti al vero. Le operazioni economiche descritte, poste in essere anche al fine di sottrarsi fraudolentemente al pagamento di imposte per oltre 3 milioni di euro, si ritiene siano state possibili anche in ragione delle specifiche responsabilità contestate ai membri del collegio sindacale, i quali, pur essendo a conoscenza dei fatti, si astenevano dal porre in essere ogni efficace azione di vigilanza e controllo sulla modalità di amministrazione della società. Nello stesso ambito sono state rilevate alcune operazioni effettuate a vantaggio di un'altra immagine societaria, contestualmente costituita dall'amministratore di fatto della società insolvente e ad essa subentrata nella gestione dell'attività commerciale. Con l'esecuzione del provvedimento sono stati così sottoposti a sequestro depositi bancari, quote societarie, veicoli e proprietà immobiliari. L'intervento concluso si inquadra nella più ampia azione di contrasto delle diverse forme di illegalità economica assicurata dalla Procura della Repubblica e dalla Guardia di Finanza, volta a garantire il corretto svolgimento delle attività d'impresa e a tutelare gli interessi dei creditori tutti e dell'erario in particolare.